Quarto invece, quel quarto comincia ad essere un vino particolarmente interessante perché è uno di quelli più schiettamente varietali e territoriali. Mi fa molto piacere peraltro provare un Amisobolo 2007 di Cech così in forma, perché effettivamente è un'erbaluce come il forme, direbbero, cioè effettivamente corrispondente a quelle caratteristiche di vitigno e di territorio che ritroviamo abbastanza precisamente nelle migliori lavorazioni anche spumanti. L'erbaluce di Caluso è quasi un vitigno che esprime di più la sua identità varietale e territoriale nel metodo classico di quanto non faccia nel vino fermo, anche probabilmente per questione di una necessità di un minimo di invecchiamento. Ho notato anche dall'ultimo Orsolani 2006 base metodo classico che queste ultime annate, forse per un profilo particolare di maturazione, sappiamo che sono piuttosto calde, che sono piuttosto posticipate, eccetera, porta a una espressività più schietta, o forse semplicemente i produttori cominciano a mirare di più a queste caratteristiche varietali e territoriali e non a ottenere dei vini genericamente fruttati o genericamente standardizzati, piacevoli per il mercato. Quindi, ecco, delle note particolarmente personali. Se dovessimo cercare nell'ambito qui delle varie categorie che ci offre, delle varie famiglie aromatiche, una in particolare mi sentirei di marcare con una espressione particolare che è quella del minerale. Sentite un minerale però proprio sui generis particolarmente pronunciato, che a volte qualcuno tende anche ad identificare magari con il classico cerino spento, perché è una tonalità minerale molto particolare. Qualcuno addirittura dice sensazioni, qui facendo un po' di creatività e mi ci metto anch'io, perché no, un po' di sensazioni polverose, gessose, quasi di cemento, comunque delle sensazioni molto personali, con una base di frutto abbastanza compatta. Sentite un naso abbastanza profondo, cupo, lo sentite? La bocca da che cosa è dominata? Qui abbiamo proprio una sciabolata. Che cosa sentite? Ditemi un po'. Allora, sentite sicuramente una bella acidità in ingresso, che peraltro non è particolarmente aggressiva, una acidità ben piuttosto, dà una sensazione di maturità, acidità alta ma non aggressiva, non fastidiosa, e poi combinata in uscita un sovrapporsi di un piano minerale particolarmente intenso.